Pace e bene a tutti. Catechesi seguendo la liturgia del giorno. San Giovanni Battista, il suo martirio, 29 agosto. Tempo di sangue. Gesù sulla croce dona il suo sangue. Maria presso la croce è trafitta da spada, ma il suo sangue virginale è già sulla croce insieme a quello di Gesù. Lei l'ha concepito per opera di Spirito Santo, dal suo grembo immacolato, dal suo giardino immacolato. C'è una comunione misteriosa nel corpo di Gesù tramite il corpo ricevuto dalla Vergine Maria. C'è un sì sponsale anche sulla croce. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E Maria si sente trafiggere il cuore, l'anima. Che c'è tra me e te, donna? Le dice Gesù durante la cena di Cana. È là che viene indicato a Maria la sua maternità, insieme alla maternità di Gesù, trafitto il suo costato da una lancia per cui sangue e acqua scorrono sulla terra insieme a effusione di Spirito Santo, quel sangue che bagna di nuovo le mani, le vesti, il volto della Vergine Madre e sangue che si effonde maternamente per donarci una madre, quindi nella madre effusione di amore di Spirito Santo. Giorno di sangue anche per San Giovanni Battista. Come si arrivò a quella offerta totale di Giovanni Battista, fedele fino alla morte? Già nella elezione di Geremia, è il primo brano di oggi, si sente la forte volontà e di Dio e del profeta di essere fedeli alla parola. Il Signore che dice a Geremia: non temere, io sono con te, tu sei come una città fortificata, un muro di bronzo, ti faranno guerra ma non ti vinceranno perché io sono con te. La fedeltà alla parola, Geremia, come una profezia vissuta sulla propria carne di quello che avrebbe sofferto il Messia. Ma tra i nati di donna non c'è uno più grande di Giovanni il Battista. Come il nemico arrivò a tanto, attraverso un amore distorto, perverso, il tradimento, l'adulterio, una donna, Erodiade, la sua figlia, che è conforme a sua madre, dopo la danza, mentre il re ha giurato, ma ai giuramenti iniqui non bisogna dare fedeltà. Il giuramento di uccisione viene portato a compimento durante un pranzo, dopo una danza, una testa mozzata, quella di Giovanni, e attraverso la fanciulla data alla madre Erodiade che ne gode. Triste fu quel pranzo davanti ai dignitari, i responsabili dell'esercito di Erode, i capi della Giudea. Triste fu quel sangue. Cosa ci insegna oggi Giovanni il Battista? La fedeltà. Anche nelle persecuzioni più subdole, la fedeltà al Vangelo, a Gesù, fino alla morte. Noi siamo seguaci di Gesù crocifisso e risorto, ha vinto la morte, ma bisogna morire. E come
dice San Paolo nella lettera agli Efesini, un chicco, e anche ai Tessalonicesi, un chicco di grano deve morire. Ma il pensiero l'ha preso da Gesù stesso. Bisogna morire per risorgere, per dare vita. Maria presso la croce non sembra che sia morta come Gesù, ma una spada le trafigge l'anima e lei in quel momento diventa madre di tutti noi. Sangue, sangue redentivo, sangue mariano, sangue di Giovanni il Battista, sangue di tante vergini martiri. Sangue nostro nella fedeltà. Non dobbiamo avere paura anche di fronte a un mondo moderno e così lontano da Dio che ci vorrebbe trascinare alla fogna. No, c'è una luce che risplende molto, molto in alto, ha brillato nel cuore, nella mente di Agostino, nella mente di tutti i santi, è la luce di Dio, è la gloria di Dio, è l'invito ad entrare definitivamente, sin da oggi, nel regno dei cieli, paradiso. Sì, preferisco il paradiso. Vergine, madre, madre di tutto il paradiso, madre del capo e delle membra, ottienici la fedeltà, noi che ti invochiamo, Vergine fedele. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Maria di Nazareth, Vergine fedele. Pace e bene a tutti.